In preda all'ira per un prestito non concesso dalla banca per l'acquisto di un'auto, si è ubriacato ed una volta tornato a casa ha distrutto l'abitazione in cui vive con la compagna ed ha picchiato i due figli piccoli. L'episodio è avvenuto nella giornata di ieri a Sarnaglia della Battaglia in via Trentesimo Fanteria, poco dopo le 14. Autore del gesto è stato un cameriere romeno di 25 anni, senza precedenti alle spalle, che è stato arrestato dai carabinieri per resistenza e violenza pubblico ufficiale. L'uomo è stato processato per direttissima e condannato a 5 mesi con pena sospesa. Ad avvertire i militari di quanto stava avvenendo all'interno dell'abitazione è stata la convivente del Balcanico, una pizzaiola italiana di 24 anni. La donna, terrorizzata per il raptus del compagno, è scappata con i piccoli e si è rifugiata dai genitori. La donna, impaurita dall'atteggiamento violento del compagno, ha chiamato i carabinieri di Pieve di Soligo, anche perché stava distruggendo casa, e allora quando la pattuglia è intervenita la violenza si è rivolta anche verso i due carabinieri. Puntualmente il soggetto è stato disarmato, esercitato, è stato bloccato a terra e è stato arrestato. Aveva anche schiaffeggiato i due bambini piccoli, e tant'è che la donna era scappata di casa con i due figli. Ma di fatto lui era tornato dicendo che aveva chiesto un prestito alla banca e che non gli era stato concesso, se non che poi a questo punto ha cominciato a bere in casa e poi ha cominciato a spaccare tutto.